Buonasera, buonasera, buonasera. Vi vogliamo raccontare una storia di persone abbastanza comuni, che nel periodo della Seconda Guerra Mondiale si sono trovati a fare i conti con la storia con la S maiuscola. Persone che hanno tentato di sopravvivere in un periodo complessissimo, un periodo difficile, che ormai sono passati più, sono quasi dal 40 ad oggi sono 80 anni, quindi dobbiamo richiamare questo motivo. Tenete presente che il filo rosso di questa chiacchierata è la vita, Questa gente tentava di sopravvivere e lo faceva in tutti i modi come poteva. Ciò detto, bisogna dire un'altra cosa, che tutti questi personaggi erano uniti dalla passione per il jazz, che è l'altro filo conduttore della nostra serata. Io volevo ringraziare l'amministrazione, soprattutto la persona dell'assessore Aleotti, per la fiducia e il supporto che ci ha dato per il nostro lavoro e anche per averci messo a disposizione Casa Cavezze, che rimane uno dei posti più belli, che io definirei prestigiosi come ambientazione, in cui fare queste cose. Grazie anche all'Associazione Vice Domini Cavezzi, che ci ha permesso di utilizzare anche qualche reperto, qualche quadro, qualche medaglia della loro collezione. Grazie a voi che ci state guardando da casa e che mi auguro vi divertiate. Un grazie personale anche a Sipario Aperto, che ci ha aiutato molto in questa messa in piedi del monologo, e sempre a livello, ma veramente col cuore, a tre grandi amici che mi hanno dato una mano in tutto ciò, che sono Donato Barsotti per le immagini, Stefano Bronzoni per le musiche e la splendida voce di Davide De Jure. Io mi auguro, anzi no, c'è un'altra cosa che devo dire a queste tre persone, che hanno contribuito in maniera decisiva, non hanno portato solo un mattone, hanno portato qualcosa di loro stesse. E se stasera riusciamo a far quadrare il cerchio è proprio anche grazie a loro. Io mi auguro di aver ringraziato tutti e mi auguro che l'impegno che abbiamo tutti profuso venga percepito anche da voi. Non lo fosse, vi chiediamo scusa, avete buttato via un po' di tempo per niente. Mi auguro di aver appunto ringraziato tutti quelli che hanno voluto questa serata. Se ho dimenticato qualcuno, pazienza. Tanto la differenza la fa sempre il jazz. Il brano che avete visto è tratto da 1941. Si tratta di un film di Steven Spielberg sull'inizio della Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti. Il film fu definito un fiasco colossale, forse l'unico di quel regista. In particolare abbiamo assistito ad alcune scene della gara di ballo sulle note di Sing 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 di Benny Goodman. Partiamo da qui e da Girls. In fondo a Sima Jazz, il protagonista di questa chiacchierata, è proprio lui, Girls.
perché lui non solo si oppose al jazz, ma fece di più, tentò di regolarizzarlo. Ecco come Goebbels aveva definito il jazz: musica negro, americana, ebraica, da giungla. Con questa definizione Goebbels aveva messo assieme quanto di più gli potesse schifare al mondo, una sintesi perfetta. John Kirby e il suo gruppo. Joseph Goebbels, ministro della propaganda di Hitler. Goebbels, il 31 maggio 1938, fa entrare la parola degenerato nel lessico giuridico nazista. Ma lui non è uno che si ferma qui, proprio no. Lui è colui che vuole buttare fuori Hitler dal movimento. Siamo agli albori negli anni 20, poi sapete come è andato a finire. Lo idolatrò per il resto della sua vita. Ma torniamo al termine degenerato. Goebbels non definisce degenerato solamente jazz, manco per idea. Lui così definisce un mondo artistico che va da Matisse in pittura, da Hindemith a Modigliani, da Schoenberg, Picasso, per tornare quindi alla musica. Non una sola disciplina. Per lui, musica o arte visiva calava la maniera della censura. Degenerato! Ascoltate cosa scrive il nostro amico riguardo l'opera d'arte in genere. I prodotti dell'arte degenerata, messi al sicuro dei musei e raccolti accessibili al pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge o dichiarati prodotti dell'arte degenerata da uno degli uffici designati dal Führer, possono essere confiscati a favore del Reich senza indennizzo. Le parole e la loro importanza. Confiscati e indennizzo. Si parla di soldi allora. Non è solamente un'operazione morale per salvaguardare il popolo tedesco dalla degenerazione dell'arte che avrebbe traviato i costumi, i giovani e i sani principi che i buoni tedeschi devono perseguire. Si calcola che siano 12.000 le opere d'arte confiscate, opere che vanno da Munch, quello del duro, Van Gogh, Gauguin, quello delle ballerine con le gambe tozze, Matisse, Modigliani, Picasso, e di queste opere vennero bruciate o distrutte in altro modo 4.829 opere d'arte. Sapete che i tedeschi sono precisi, ma la differenza la fa sempre il jazz. Ancora Kirby, io ci trovo qualcosa di familiare. Personalmente, forse anche il nostro Goebbels. Le contaminazioni, quelle cosacce che lui tanto odiava. Perché la differenza alla freggezza? Nell'ottobre del 74 si incontrano a Bastogne due personaggi. Bastogne sta negli Ardenni, una serie di colline in Belgio, vicino alla frontiera con la Germania. A Bastogne, nell'inverno del 44, i nazisti hanno sferrato l'ultimo grande attacco agli alleati. Per farvi capire, nel suo dialogo, il generale Patton, in quei giorni di scontro furioso, scrive: possiamo ancora perdere la guerra. 30 anni dopo, a Bastogne, nel 74, si incontrano questi due personaggi, nel 44 protagonisti della battaglia. Lui è l'americano William de Soplin. Nel 44 era maggiore, nel 74 generale. Ha pure combattuto in Vietnam. A Lunéville, 200 km più a sud di Bastogne, in Francia, nel 44, viene fatto prigioniero dai tedeschi. L'altro è il generale Hassel von Mantelfeld, che ha collezionato nel corso della Seconda Guerra Mondiale le maggiori decorazioni dell'esercito tedesco. Lui ha combattuto su tutti i fronti, viene fatto prigioniero dagli alleati l'8 maggio del 45, è uno degli ultimi a mollare.
Tuttavia contro di lui non ci sono accuse di alcun tipo, per cui nel 1947 torna già libero. L'americano ha una domanda che gli rode dentro da 30 anni e finalmente può farla ad una persona che sa di potergli dare la risposta che lui non ha mai trovato. E la domanda è questa. Quel giorno, a Linville, ci avevate in pugno, potevate spazzarci via, potevate riaprire la guerra sul fronte occidentale. Perché fermaste i vostri carri armati? E il generale tedesco non sfugge alla domanda così diretta, precisa, e si capisce che quella cosa in quei 30 anni ha tormentato anche lui. E ne risponde, sorrise appena, tristemente, certamente a un ghigno ironico, autoironico, che per un tedesco. Il suo è un atteggiamento da americano, risponde. Nel vostro esercito lasciavate iniziativa ai comandanti in campo, ma un generale tedesco avrebbe dovuto andare a Berlino se solo avesse voluto fare il minimo cambiamento sui piani di battaglia. Perdi la guerra perché obbedisci, la vinci perché improvvisi. La differenza la fa sempre in gezza. Eh sì, c'è qualcosa di tedesco in Kirby. Torniamo alle nostre opere d'arte degenerate e a quel 1938 in cui Goebbels coglie il termine degenerato in arte. Quindi abbiamo detto 4.829 opere d'arte distrutte. E le altre per arrivare a 12.000? Beh, una parte se le prese Göring per la sua collezione, in quanto a degenerazione come persona sapeva il fatto suo, e poi era un fine amante dell'arte. Il resto fu venduto, messo al mercato, acquistato da musei o privati, il tutto fuori dalla Germania. Bel termine, eh? Fuori dalla Germania. In altre parole, il governo nazista ha fatto cassa, con esproprio soprattutto, quindi a costo zero, e ha incassato fior di quattrini dei propri nemici. Quindi arte degenerata finché vi pare, ma capace di fare soldi. Soprattutto era chiaro che i nazisti conoscevano perfettamente il valore di quelle opere e ne fecero un uso, come dire, molto intrigante. Si fecero finanziare dei propri nemici, da coloro con cui di lì a poco avrebbero fatto la guerra. Attenzione però, anche chi acquistava sapeva dove stavano finendo i loro soldi, cosa ne avrebbero fatto, cosa sarebbero diventati quei soldi all'interno del Terzo Reich. Gli acquirenti esteri sapevano benissimo con chi stavano facendo affari, con quale nemico e con che genere di nemico. Tutti sanno tutti, tutto, tutti sono al corrente, ma poi il peso di quelle scelte ricade sempre sui soliti noti, sotto forma di proibizioni, di persecuzioni, di internamenti, che diventano poi bombardamenti, figli, fratelli, mariti, morti, morti combattenti. Direte, cosa c'entra il jazz? Il jazz, ad esempio, come è nato negli Stati Uniti, come si è sviluppato, come si è affermato, a spese di chi, sulle spalle di chi. Però nella nostra storia è lui che fa la differenza. La differenza la fa sempre il jazz. Stavo pensando, Goebbels che ascolta Kirby e si rende conto che non solo il neo Kirby conosce Beethoven, ma lo studia, tanto che prende il tema del secondo movimento della settima sinfonia e lo rielabora. E allora Goebbels capisce quale sia veramente la grandezza del genio tedesco e gli si apre un mondo davanti. E la storia cambia radicalmente, ma non andò così. E voi vi continuate a chiedere cosa c'entra il jazz? C'entra, c'entra. In fondo, anche il buon cittadino nazista doveva divertirsi all'interno del regime, doveva vivere. Quindi
c'erano tolleranze? A patto che non ci fossero eccessi di euforia, che il ritmo fosse sotto controllo. Ma ne riparleremo. Questo andò avanti fino alla battaglia di Stalingrado nel 1943. Dopo quella battaglia, la storia della guerra prende la svolta decisiva e sappiamo che non va a favore dei nazisti. Dopo Stalingrado il regime inizia a sgretolarsi, dapprima impercettibilmente, poi fino al crollo finale. Ma fino a Stalingrado il regime nazista si impegnava ad alleggerire la vita dei tedeschi. Dovevano lavorare, fare figli, ubbidire e non creare problemi al regime. E da allora erano messi i ballabili. Lo swing, ad esempio, perché in fondo lo swing non è poi così jazz. Era lui, il suo ministero, che gestiva tutto ciò. Goebbels partiva da una concezione popolare di nazionalsocialismo. Lui aveva in odio la borghesia, ma anche l'aristocrazia. Odiava anche i comunisti, essendo concorrenti, diciamo così, anche se nemici ideologici. Poi era ex cattolico, perciò odiava la Chiesa. Odiava gli zingari e gli slavi perché popoli a sua detta inferiore, non parliamo dei neri, gli ebrei poi lasciamo perdere. Facciamola bene. Lui odiava e spingeva ad odiare. Questo era il suo sistema. Ma fortunatamente oggi non ci sono persone così, o no? Per Goebbels le rivoluzioni le fanno i grandi comunicatori, non i pensatori, gli scrittori, ancor meno i politici. I comunicatori, e solamente loro hanno in mano le chiavi delle rivoluzioni. E lui che fa? Parte dalla scuola per costruire il suo progetto di società. Mette mano all'informazione. Pensate che il suo ministero aveva l'età più bassa rispetto a tutti gli altri. I giovani si plasmano meglio, si indirizzano meglio, si motivano più facilmente, si dirigono meglio in un esercito che deve combattere, conquistare, perché devono essere convinti di quanto fanno e convinti che Dio è con loro. Poco importa se Dio ha la sua faccia. E anche il nostro Goebbels ha bisogno di ritmo, perché anche quello aiuta, ma ad una condizione: che si sappia domarlo. Bisogna governarlo, non lasciarlo all'improvvisazione. Per questo il jazz non va bene. Siamo tutti contro il jazz. Scusate, stavo pensando. Sapete chi è stato il miglior pianista jazz italiano del Novecento? Romano Mussolini, il figlio di Benito, che ereditò dal padre la passione per il jazz. Le cose si complicano sempre. Ma questa è un'altra storia. Senza nebbia, senza umidità, senza un grigio di fondo. Qui poi siamo in autunno, siamo in un bar, quindi
dovete aggiungere fumo, un ambiente che di solito non prende aria. Una stufa lo riscalda, ma allo stesso tempo scalda anche ogni altro odore. In quell'autunno, per il Belgio, la guerra è finita, persa. I nazisti l'hanno invaso e hanno stravinto, ed ora la comando. Ma per Dora nulla sembra essere mutato. Lui suona la batteria in un complesso e Goebbels lo lascia fare, diciamo così. Ma vedete, la questione è sempre dominare il ritmo. Lo sa Goebbels, lo sa Dora cosa fa un batterista, e lo sanno gli americani, che stanno entrando in guerra e non possono entrarci con il ritmo scatenato che abbiamo ascoltato all'inizio. Come fai ad andare sui campi di battaglia così? Penso che la risposta venga da questo signore. Si chiama Glenn Miller. State a sentire cosa combina Miller con il ritmo in The Mood. Segue i suoi spartiti, i suoi arrangiamenti, ma il regime ha bisogno di braccia, non di operai, ma di schiavi. Badate che anche verso i lavoratori tedeschi il regime non era tenero, aveva già tolto ogni supporto sindacale, quindi si può parlare di schiavitù. Ma quello che stava per succedere era talmente incredibile che Don non ci pensa. E se ne sta lì seduto in un bar di tre sorelle che hanno anche un bordello adiacente. Ed è lì che una delle tre sorelle lo avvicina e gli dice: ci sono quei due tedeschi che vogliono parlare con te. Dove alza le spalle? Ma non parlo la loro lingua. Per il discorso si può chiudere lì. Ma la donna insiste. Non è problema. A quel punto Dora alza la testa. Si accorge che non può che seguire la donna, perché comprende di non avere scampo. Quando è davanti ai due tedeschi, la donna chiarisce: ecco il batterista di cui vi avevo parlato. Siamo trombettisti, rispondono. Sappiamo che i dischi di Count Basie ci piacerebbe ascoltarli. Capiamoci, i tre uomini avrebbero potuto essere fratelli come età, ma nulla li legava, nulla poteva legarli, eccetto la musica. Quella musica. E Dor capisce che le parole del tedesco non ammettevano una risposta negativa. Quando i due tedeschi suonano dopo un paio di giorni al campanello di casa Dor, la madre di Nicholas è al limite del collasso. Subito, in quale guaio si sarà cacciato il figlio? Lo porteranno via in Germania, la madre è disperata perché non c'è via di scampo. La madre non sa nulla di jazz, di Count Basie, del suo pianoforte. Lei sa che suo figlio ascolta una musica che non le piace. Ed ora ci sono quei due che lo cercano. Ma non succede nulla. I tre si chiudono in camera, si sente il piano di Basie, il suo ritmo, e poi i due tedeschi escono, non prima di aver passato un biglietto al figlio. Alcuni giorni dopo, avremo una cartolina a casa d'oro per Nicholas. Deve presentarsi. La madre è già in lacrime, il figlio invece è tranquillo, è abituato a dare ritmo al gruppo e si mantiene freddo. Chiama il numero scritto sul biglietto, poche parole, Nicholas si presenta. Ai nazisti dice quanto l'ufficiale gli ha detto di dire.
esce con un foglio timbrato e firmato, esonero da qualsiasi lavoro, causa forma di tubercolosi. Così Dora suonerà Count Basie per il resto della guerra e in vecchiaia dirà: a me il jazz ha cambiato la vita. Parla di Parigi. Regole, regolamenti. Perdi la guerra perché obbedisci, la vinci perché improvvisi. Jazz. Fai sparire l'arte degenerata e ci lucri. Gli ufficiali che ascoltano Count Basie. Ma pensate che in una famiglia della borghesia tedesca la domestica denunciò il padrone di casa alla Gestapo perché ascoltava Radio Estere. Lui si giustificò perché amava il jazz. Il degenerato. Si fece 4 mesi di galera perché gli trovarono dischi di Mendelssohn. Difficile da comprendere. Mendelssohn era ebreo. Storie quasi delicate. Il tono della conversazione è stato sereno, poi le cose cambiano. E affiorano nomi che ancora oggi mettono paura. Da Carlo, ad esempio. E perché non Fossoli, che lo abbiamo qui vicino? Gran parte dei nostri connazionali destinati allo sterminio partivano proprio da Fossoli. E qui dietro l'angolo, in bicicletta, ci si arriva bene. Ma per la nostra narrazione dobbiamo stare in Germania. E tenerci vicini come spettri i nomi di Dachau, Auschwitz. Parliamo di Erich Vogel. E lui è quello al centro, con la tromba. Quando i nazisti lo trovano, lui è nella sua città, Brno, e sta suonando. L'ufficiale della Gestapo, però, lo ha sentito suonare e gli dice: ah, è lei, non si preoccupi. Non preoccuparsi, davanti alla Gestapo. È una parola. Però così riesce a suonare. Certo, il coprifuoco e quella stella gialla sul petto sempre visibili. Pensate che una sera si perde a suonare Boogie Woogie Blues. Viene preso dalla Gestapo, ma fortunatamente ritrova lo stesso ufficiale. Lasciate a me questo sporco ebreo, ho un conto in sospeso con lui. L'ufficiale lo porta a casa e si fa dare alcuni dischi. La differenza la fa sempre il jazz. Non più vittoriosi per i nazisti. Questo vuol dire che non si parla più di restrizioni, ma di qualcosa di ben più tremendo. È un po' che non parliamo di Goebbels. Siamo alla soluzione finale, lo sterminio di massa. Vogel ora non suona più, ma registra i nomi degli ebrei in un non meglio precisato ufficio tecnico. Vi faccio una domanda. Si può parlare di collaborazionismo? Lavorare per i nazisti e collaborazionismo non essere fra i deportati, fra gli sterminati, fra i gassati, è collaborazionismo. Sopravvivere è collaborazionismo.
C'è una spiegazione. C'era un mondo prima della guerra e lui in quel mondo era qualcuno. Tant'è che gli viene ordinato di organizzare un'orchestra jazz. Lui esegue, collaborazionista, creare gruppi jazz nella Cecoslovacchia occupata. È collaborazionismo. Un giorno vengono caricati sul treno. È la fine. No, non vanno ad est dove c'è Auschwitz, ma vanno dalla parte opposta, ad ovest. Arrivano a Theresienstadt, una vecchia fortezza circondata da un fossato. Qui Vogel incontra altri musicisti jazz. Goebbels sta trasformando la fortezza in un ghetto moderno. Voleva spegnere le voci sul trattamento degli ebrei e viene organizzata una visita della Croce Rossa. Una visita che certifica una volta per tutte come stessero le cose. Goebbels fa in modo che venga girato un filmato e che il mondo lo veda e senta suonare il ghetto swinger. Questo è il nome che Vogel aveva dato al suo gruppo. Ironia, ispirazione, ma... Tenete sempre a mente collaborazionismo, vero o presunto, i suoi effetti immediati e i suoi effetti a scadenza. Comunque, la visita della Croce Rossa a Theresienstadt viene documentata, filmata. Si tratta di un capolavoro di Goebbels. Pensate che si vedono bambini, sempre, sempre loro, che si lamentano per il troppo mangiare. E poi ci sono i ghetto swinger che suonano e tutti si divertono. E badate che in quel gruppo di suonatori c'è il meglio del jazz europeo. Vedete la grandezza di Goebbels. Per un attimo, per un solo attimo, tutti ci hanno creduto. E non parlo degli ospiti della Croce Rossa, ma anche perfino degli internati. Se non che, una volta finito di girare, una volta finita la visita della Croce Rossa, tutto viene smontato come in un set cinematografico. La finzione rimane, crolla, e tutto ciò che a noi resta è... Cosa resta? Restano i treni che partono e stavolta vanno tutti ad est, verso i campi di sterminio. E anche i ghetto swinger partono verso la fine. Ma la differenza la fa sempre jazz. Siamo in mezzo alla neve, fa un freddo becco, Vogel non è quasi vestito e per un attimo si chiede come abbia fatto la guardia a riconoscere in lui, in quello che rimane di lui, un musicista, perché lui fa fatica anche a riconoscersi solo come uomo. Ma la guardia continua. Quando sei in cima alla collina, di' all'ufficiale che sei in buona salute e togliti 10 anni. Vogel accenna con la testa e non si chiede perché lo abbia detto a lui e non a Fritz Weiss, che sta già salendo verso la fine e che era considerato il miglior clarinettista d'Europa. Perché per Weiss non c'è scampo e lui Vogel non può farci niente, non può parlare, non può obbedire, pena. Così viene mandato a sinistra, verso le baracche, tramite Weiss entrare dove ci sono i camini. Lui Vogel entra nella baracca, è sfinito, congelato, fa in tempo a vedere un altro ebreo ucciso dai compagni perché ha fatto la spia
come se fosse una cosa normale. Non si chiede cosa sia una spia lì in mezzo, cosa sia un assassino, un aguzzino, un collaborazionista. Crolla sulla panca, Fogel è contento e può sognare, vi rendete conto? E ad Auschwitz è appena sfiorato la fine. Il mattino dopo Fogel è di nuovo in fila con gli altri. Sempre al freddo, sempre in mezzo alla neve, sempre meno vestito. La gente gli muore vicino e lui febbricitante resiste. Non può fare altro, non può aiutare, non può chiedere, non può parlare, ma dentro ancora qualcosa gli pulsa e lo tiene attaccato a quella che può ancora definirsi vita. Ma come? Forse è solamente un lontano ritmo che gli pulsa dentro. There's no food at me. She wake up at the break of day. Reach over, rub an empty pillow, and find that the woman has run away. Why? Anche Kirby capisce che a questo punto butta male. Un SS gli ordina di fare un passo avanti, gli infila un pugno nello stomaco che lo stende e gli ordina di salire sul camion. Lui deve rialzarsi, da solo alla svelta, perché non aspettano altro che di finirlo. Ma lui ce la fa, raggiunge il camion ed è un telonato gelido e lurido, ma non è una camera a gas, non è un gas wagon! Viene portato alla fabbrica Henkel, dove fanno gli aeroplani. Lì si lavora come schiavi e sempre più in fretta, perché c'è bisogno di apparecchi, sempre di più, ma sono vivi, perché da Auschwitz a dove sono arrivati, cioè ad essere schiavi, è un balzo in avanti. Non è mai esistita, per quanto ne so io, una sottospecie degli schiavi. Lavorano giorno e notte, chi se ne frega dei bombardamenti. Se muoiono, i sostituti sono pronti. Ci sono treni di sporchi, maledetti ebrei, zingari, dissidenti, omosessuali, pronti a prendere il loro posto. Schiere di persone che vanno comunque eliminati, che almeno servano a qualcosa. Ma c'è di peggio. I nazisti si accorgono che il gruppo di Fogel è alla fine, non riesce più a reggere i ritmi del lavoro e, come le macchine che non servono più, vengono rottamati. Partono su un camion per Dachau, la fine. Fogel riesce a saltare giù dal camion, in mezzo ad una foresta. Forse lo tiene in vita uno di quei ritmi che suonava mentre la gente si divertiva intorno a lui. E gli aguzzini forse lo sottovalutano, forse non si prendono la briga di sparare anche un solo colpo, tanto morirà. A destinazione diranno che è morto durante il trasporto e tutto finirà lì. Chi andrà a controllare quel massacro? Fogel è vicino ad una carraia e sente arrivare un motore. È sfinito, stavolta sa che non potrà sottrarsi al suo destino, basta fuggire. Ormai e se ne è assiderato, sono giorni che non mangia. E sento un mezzo che si ferma accanto a lui. Lui è quasi cieco per gli stenti, ma alza la testa perché almeno vuol vedere chi sarà ad ucciderlo, o meglio, a finire. Con l'ultima goccia di vita che gli rimane, mette a fuoco la portiera del camion. Non c'è una svastica, c'è una stella, e sotto la stella una scritta.